Si è inaugurata martedì 17 gennaio 2023 presso la Galleria Il Laboratorio, in via del Moro 49 a Roma, la mostra personale dell'artista Gerardo Marazzi, dal titolo Riflessioni sull'acqua. La mostra, curata da Spazio 40 Art, si terrà presso la Galleria di Trastevere fino al prossimo 22 gennaio. A distanza di oltre 2 anni dalla mostra Acqua, 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 l'artista romano affronta nuovamente il tema a lui caro, l'acqua appunto, presentando al pubblico un nuovo progetto espositivo costituito da una raccolta di 20 opere, delle quali ben 8 inedite, tutte realizzate tra il 2017 e il 2022. L'elemento acqua è per se stesso un elemento, quindi essendo un elemento è una condizione vitale. È la seconda mostra che faccio su questo tema, anche perché piace dipingere avendo un tema che possa essere un continuum di pensiero tra un inizio e una fine, ma soprattutto che non sia una fine, ma bensì un percorso. L'artista va oltre, non si limita ad approfondire e scandagliare il valore assoluto dell'acqua, intesa come elemento naturale indispensabile per la vita e per il suo ciclo periodico. Emblematico in tal senso le 4 opere sull'avvicentarsi delle stagioni, rappresentato da un fermo immagine che scandisce lo scorrere del tempo unicamente con varianti cromatiche. E ancora una volta la dinamica evocativa, tanto cara a Marazzi, è autentico fil rouge della sua ultra trentennale produzione artistica. L'acqua è l'unico elemento che assume più forme ed è l'elemento più evocativo, dinamica evocativa, che è il sinonimo che io utilizzo per la mia pittura. È liquida, aereiforme e solida, e può esserlo anche contemporaneamente. Questi paesaggi non paesaggi, luoghi astratti della mente, stimolano l'osservatore e provocano le emozioni. Evocazione di spazi e situazioni vissuti realmente ed immaginati indelebilmente nella memoria di ciascuno. Ma ogni immagine è catalogata nel profondo inconscio, come in un archivio sepolto di memorie, che l'emozione, tramite la pittura, è in grado di riprendere in un andare e venire. Proprio da quando le emozioni, attraverso magari un colore o un'impressione, che può essere nel caso specifico un colore di fuoco, come in un momento di estate dove l'acqua praticamente arde o è riarsa, o un momento invece di umidità come nel momento di nebbia, in realtà ognuno vede uno sprazzo di memoria, un puzzle di memorie. Ovviamente è quello che io preferisco che le persone creino nella loro mente. Io faccio questo, poi a interpretarle ovviamente tocca a loro. Essa obbliga l'osservatore a leggere le opere come un racconto, coinvolgendo e attraendo all'interno, poiché le immagini evocate sono le stesse che ognuno cela nel proprio profondo spirituale: i simboli, i ricordi, le memorie e i sogni. Il vernissage ha visto un'ottima affluenza di pubblico accorsa per visionare da vicino queste splendide creazioni, e il pubblico si è lasciato coinvolgere dalla vastità e dalla completezza delle opere presenti, sentendosi coinvolto e trascinati, mostrando un grande entusiasmo e un forte interesse. Ma l'evoluzione artistica di Gerardo Marazzi è in continua evoluzione, infatti lo stesso artista ha in serbo una nuova grandiosa creazione. Adesso il progetto è quello di farne una sul deserto, mettere di fronte all'osservatore i propri sentimenti, cioè il deserto in realtà è molto più pieno di quanto una persona non possa immaginare.